Signori, bentornati su Imposto Factory. Ci stiamo decisamente avvicinando alla ciccia di questo finale che si preannuncia sorprendente, perché sono successe un po' di cose sorprendenti dall'inizio non della puntata, ma dell'intero gioco. Allora, noi siamo qui, abbiamo una Linry reale, ma in crisi, e dobbiamo andare nel salone. Io però prima provo a interagire di nuovo con lei. Prego, procedere verso il salone. No, Risobot vuole assolutamente farci andare al salone e allora andiamo a questo benedetto salone. Ma è successo decisamente qualcosa di importante alla Linry mentre è uscita fuori. Sta cominciando. Questo era nei ricordi. Qui fanno una dimostrazione del macchinario, giusto? Non mi sembra il replay sia mai arrivato a quel punto, però. Questo è l'ultimo punto. La morte è variabile, ma tutte le tangenti di morte si collegano a questo momento. Quando mostrano il macchinario agli ospiti, beh, noi sappiamo che lo scienziato con i capelli rossi è quello che ha fatto l'esperimento al posto di Linry ed è morto. Affermativo. I dati predicono che uscendo da questa stanza moriranno tutti. Tutti i presenti moriranno, dicono i dati. Ora usciamo da questa stanza. Cosa dobbiamo proprio? È fondamentale uscire e rientrare dalla stanza per confermare. Ok, usciamo dalla stanza e confermiamo. Linry non c'è più. Ma che non c'è più? I dati dicono che Linry è offline. Di nuovo? Tornerà. Nel frattempo, torna nel salone. Morti confermate. Sto resettando la stanza. Un momento. Se potevi semplicemente resettare la stanza con noi dentro, perché prima siamo dovuti uscire e rientrare ogni volta? Uscire non serviva per resettare. Uscire serviva per le morti. Cosa? Quando guardiamo, loro non muoiono. Wow, cos'è successo? Non ne sono sicura. Non dovrebbe. Non era mai successo prima d'ora. In questo scenario si verifica un danno all'attrezzatura. L'unità di calcolo centrale nel sotterraneo viene distrutta. Distrutta? Come? Informazione sconosciuta. Resettando. Ora il test finale. Quincy andrà nel sotterraneo. Nella stanza di controllo del nucleo di computazione. Affermativo. Entrambi i siti saranno sotto osservazione. Si prevede l'anomalia dati. Che tipo di anomalia? Sconosciuta. Immagino lo scoprirò allora. Ti ricordi l'ingresso? Il tavolo da biliardo? Affermativo. Prego, procedere. Perché mi daresti del riso nel frattempo? Procedi verso il laboratorio computazionale sotterraneo. Aspetta. È pericoloso andare da solo. Prendi questo. Prendi questo. Prendi questo. Gatto si è unito alla squadra. D'accordo, perché no?
Povero gatto. Lui non vorrebbe venire. Lui avrebbe tutte le ragioni per non venire. Siamo di sotto, anche se un po' inquietante senza nessuno. Per fortuna abbiamo il gatto con noi. Ma che caspio? È un corridoio infinito senza la stanza. Non lo ricordavo così lungo il corridoio. Proviamo a vedere se... Cos'è stato? L'hai sentito anche tu? C'è qualcosa che non va. Ok, sai cosa? Basta, basta così. Cosa caspio sta succedendo? Perché il corridoio è così lungo? Da dove arriva ancora questa luce? E cosa sono questi strani rumori? Sentito del dannato legno che scricchiola? Com'è possibile? È tutto cemento e metallo qui. Non c'è legno. E tu? A cosa dovresti servire? In che modo potresti protec? Non c'è nemmeno un coltello. Non hai nemmeno un coltello. Sei solo un gatto. E ora che ci penso, non sei nemmeno così lungo. Se solo fossi veramente utile. Ok, senti, mi dispiace. Non avrei dovuto dire quelle cose. È che è stata una giornataccia, sai? Voglio dire, prima gli omicidi, poi scopro di non esistere nemmeno. Anche per un ottimista è dura. Il lato positivo è che peggio di così non può andare. Forse. Forza, completiamo la missione. Qualunque cosa ci sia più avanti, sono pronto. Cosa sta succedendo? Sei cambiato. Sei diventato qualcos'altro. Qualcosa di più. Vuoi guidare il gruppo? Nel momento più buio hai veramente dato il massimo per aiutarmi. Scusa se ho dubitato di te. D'accordo, andiamo a osservare quel caspio di computer. Linry, c'è nessuno? Linry? Sei tornata? Sì, scusa, sono dovuta uscire per controllare una cosa. Sei vicino al centro di controllo? Lo spero vivamente, è una vita che camminiamo. Il corridoio che porta in quella direzione sembra essersi allungato. Sembra ripetersi all'infinito. A chi lo dici? Un attimo, intendi letteralmente? Sì, aspetta un secondo. Dovrebbe essere sistemato ora. Oh, grazie. Ma perché faceva così? Non ne sono sicura, ma adesso la stanza dovrebbe essere lì davanti. Dimmi quando arrivi. Farò partire la sequenza di prova. D'accordo.
Beh, siamo finalmente arrivati. Sei pronto? Ok, Liri, mi senti? Sì, lo scenario è pronto a partire. Dobbiamo prepararci per qualcosa? Essere lì, basta e avanza. Possiamo vedere il tuo flusso di dati. Devi solo stare fermo e osservare. Ok, me la cavo bene in queste cose. Fantastico, cominciamo? Iniziare il test finale? Iniziamo il test finale. Sì, siamo pronti. Forza! Anche il gatto ha dato l'assenso. Ok, la dimostrazione sta per iniziare. Dovresti vedere la macchina che si avvia. Sì, appena adesso. Bene, resta concentrato e dimmi se vedi qualcosa di strano. Vedi niente? No, sembra funzionare normalmente. Anche se c'è uno strano suono. Che genere di strano suono? La macchina è in cortocircuito? No, non viene dalla macchina. Sembra venire da... Quincy? Il sistema è quasi pronto. Cosa vedi? Tentacoli? Non ti muovere. Cosa sei? Perché non riesco a leggerti? Sai già il perché. Sei tu la causa? Prima... Quando mi sono disconnessa, non c'era più niente. Niente a parte la macchina per collegarmi. Come se il mondo intero fosse scomparso. Non sono reale nemmeno io? No, tu sei reale. Relativamente a questo luogo, perlomeno. Linry? Allora, quanti? Troppi. Di che sta parlando? Troppi cosa? Troppi mondi. Siamo molto in alto, Quincy. Ci sono tanti strati sotto di noi. Io avrò anche creato il tuo mondo. Ma qualcun altro ha creato il mio. Così di seguito, per chissà quanti altri strati. Alla fine della pila esiste un mondo che ha avviato la prima simulazione. Ma con ogni simulazione a creare un'altra, quella originale viene schiacciata sempre più in basso. Al punto che è sufficiente la creazione di un'ulteriore simulazione, non importa quanto astratta, per sovraccaricare il sistema e far collassare l'intera struttura.
Dimmi, siamo in cima alla pila? Corretto. Allora, c'è comunque qualcosa che non capisco. Perché non termini semplicemente questo loop infinito alla fonte? Dalla fonte? Perché stai cercando di preservare questo mondo senza eliminarci? Anzi, perché sei qui a parlare con noi di tutto questo? Perché tu sei qui a parlare con lui? Guardate che sono qui. È diverso, lui è Linry? Dimmi, cosa siamo noi per te? Per me? Per me, voi siete niente. Noi questa la conosciamo, o almeno io, non voi. Almeno le assomiglia moltissimo. Ma in fondo non ha molta importanza. Non sono troppo diversa da quel risopo in questo mondo, dopo tutto. Non mi sembri un risopo. No, spero proprio di no. Anche tu sei un'IA riadattata per le simulazioni? Beh, non esattamente. Ma di certo tocca comunque a me rimediare ai vostri casini. Questi mondi saranno pure simulazioni, ma seguono ugualmente le leggi della fisica. Forse anche troppo. In casi come questo c'è bisogno di qualcuno che impedisca manualmente al sistema di implodere. Fortunatamente ho una capacità innata di ignorare le leggi della fisica. Ma questa è un'altra storia. E cosa stai? Andiamo? Il povero gatto che fine ha fatto in tutto ciò? Esistono molte tangenti là fuori, oltre a questa. Ogni movimento fiorisce in innumerevoli ramificazioni indipendenti. Ma questa particolare tangente è sotto osservazione perché è speciale. È speciale perché, pur essendo in cima alla pila, è stata quasi identica alla realtà di base. Ha avuto inizio allo stesso modo. La tua infanzia, la tua giovinezza, la tua diagnosi. Ed esattamente come in questa, contro ogni aspettativa, hai tenuto duro. Hai dedicato ogni momento a svelare i segreti del mondo finché hai potuto farlo. Hai imparato tutto ciò che potevi. Hai dato tutto ciò che potevi. Hai incontrato qualcuno? Qualcuno con cui hai immaginato un futuro assieme? Ti sei laureata e sei entrata in un campo nel quale sentivi di poter fare la differenza. Per un certo periodo, almeno. Finché non è diventato qualcos'altro, qualcosa di troppo pesante.
Sei scappata, hai girato il mondo. Ti sei chiesta perché non l'avessi fatto prima. La realtà originale da cui veniamo ha seguito lo stesso identico corso, fino a quel punto. Quando sei tornata dal viaggio e hai scoperto di essere incinta. Quando ti sei ammalata durante la gravidanza. Quando hai dovuto compiere quella scelta fra te e il bambino. Hai deciso di rimandare l'operazione fino al parto. Hai scelto il bambino. Congratulazioni. Ma la prego di riposare. Ha bisogno di tempo per riprendersi, ma siamo già indietro coi tempi. Presto la trasferiremo al reparto di chirurgia. Capisco. Quindi la vera lei, quella vera, perché anche la Linry che conosciamo noi è una simulazione in realtà. La vera Linry ha scelto di dare la precedenza al bambino, di mettere in secondo piano se stessa. E tutta questa simulazione è perché lei ha chiesto di cambiare il suo passato in punto di morte, dando la priorità a se stessa? Vediamo. Lui come sta? Il bambino sta bene, è di te che dobbiamo preoccuparci. È piccolo. Il nostro piccolo Toby Reinhardt. Veramente parlando del nome, stavo pensando che forse dovrebbe avere il tuo cognome. Il mio cognome? Voglio dire, non vedo perché non dovrebbe. Insomma, con quello che hai passato, vedo un sacco di motivi per farlo. Mi piacerebbe molto. Ok, ferma tutto. Ferma tutto. Fase di post-produzione. L'episodio va troppo per le lunghe. Quindi, prima di scoprire qual è il vero nome del figlio di questi due disgraziati, e vi consiglio di seguire l'episodio prossimo perché è intenso. Però non faccio spoiler. Giuro che non faccio spoiler, vi dico soltanto che quel nome è importante. Detto questo, ci fermiamo qui. Vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento al prossimo episodio. E la cui introduzione sto per registrare adesso. No, vabbè, non sono riuscito a fermarmi nei 20 minuti questa volta, quindi ho deciso all'ultimo momento di tagliarlo in post-produzione. Signori, ci vediamo al prossimo episodio e grazie ancora di aver seguito questo episodio di Impostor Factory.